Ma è molto difficile trovare il guizzo per un'idea creativa vincente, per far partire una start-up. Ma la cosa veramente più difficile, dove né io né il mio socio Pezzotti siamo riusciti ancora a centrare l'obiettivo, ma ci riusciremo sicuramente, è il timing. Io ho cominciato con un videoportale nel 1999, siamo stati precursori, nonni di YouTube, ma i soldi li hanno fatti quelli di YouTube. Abbiamo fatto l'application store nel 2008, ma poi le cose sono andate meglio per chi è arrivato appena un pelo dopo, ma con più convinzione. Quindi la prossima startup penso che cureremo, oltre all'idea, anche molto il tempo, aspettando magari qualche mese in più.